Allora, oggi farò un video un po' particolare perché voglio fare un video sfogo sulla terza stagione di Sherlock. Farò un video pieno di spoiler, quindi se non l'avete vista andatevene, e sono ovviamente le mie opinioni personali, perciò se a voi è piaciuta la terza stagione di Sherlock, sì, perché a me ha deluso abbastanza, per favore non linciatemi, lo so che la fanbase è abbastanza agguerrita, però diciamo che penso che tutti quanti abbiamo il buon senso di accettare opinioni diverse dalle proprie. Non ce l'ho con voi se vi è piaciuta, anzi sono assolutamente contenta che per voi che l'abbiate trovata divertente, io no, quindi adesso ne parleremo. Allora, cominciamo col primo episodio. Il primo episodio a me era piaciuto, seppur con riserva, però tutto sommato l'ho trovato godibile. Quali sono le riserve? Le riserve sono il fatto che l'episodio è abbastanza caciarone, proprio caciarone, parodistico in certi punti, è molto citazionista. Direi, tra virgolette, televisivo. Cosa vuol dire televisivo? Il fatto che ci sono dei flash che sono molto vicini alla sitcom quasi. Avete presente Scrubs? Oppure How I Met Your Mother, quando fanno vedere appunto flash di cose che non sono mai avvenute, per esempio appunto la morte di Sherlock, tutte le versioni della morte di Sherlock sono tutte, che tra parentesi non ci è stata spiegata, sono tutti appunto surreali quasi, perché non si sa se sono veri o no, quindi tutti questi procedimenti sono proprio da comedy, quindi non sono molto seri. Certo, non sono, ecco, il primo episodio mi è piaciuto perché nonostante appunto ci siano questi siparietti, però alla fine secondo me non sono grossolani, cioè stiamo parlando di comunque livelli di scrittura molto alti, però rimane il fatto che è meno serio di quanto mi sarei aspettata. Cioè, ricordiamoci che Sherlock è un drama, non è una comedy, quindi il fatto che si rida così tanto, secondo me, è un po' strano, stona un pochino. E poi un altro difetto della prima puntata è la parte criminale, cioè la parte criminale è un po' inconsistente, anzi molto inconsistente, è troppo impegnata a citare, ecco perché dico che questo episodio è citazionista, perché cita, in particolare si cita, ovviamente per chi non ha capito il riferimento, non so in che galassia vive, comunque V per Vendetta, cioè è praticamente V per Vendetta. Quindi, e poi anche lì, cioè, le deduzioni di Sherlock, quali sono? Il pulsantino on-off, questa è la deduzione di Sherlock? Vabbè, ma comunque del personaggio di Sherlock parleremo dopo. Comunque, ripeto, molto meno seria di quanto mi sarei aspettata e appunto molto meno serrata, cioè io l'ho trovata proprio priva di tensione, come invece ci ha sempre abituato questa serie. E poi la cosa più importante è il fatto che sia, come ho detto prima, caciarona. In che senso? Nel senso che è molto ironica, cioè fa grande uso dell'ironia, soprattutto per strizzare l'occhio ai fan. Questo si chiama fanservice. Cioè, che cos'è il fanservice? Il fanservice è quando si dà al pubblico quello che il pubblico vuole. Cito le prime cose che mi vengono in mente. La tipa delle fanfiction gay, ennesimo flash di Moriarty e Sherlock che quasi si baciano, anche quella è una roba da sitcom, non è una roba normale che ci sia in Sherlock. Comunque, vabbè, fa ridere, vabbè. Poi, John omosessuale, la solita omosessualità di John, che tra l'altro nelle altre serie era più una roba ironica, così capito? Invece qua è veramente marcata. Addirittura lui urla a Mrs. Hudson: non sono gay, non sono gay. Così anche quella roba, cioè l'ho trovata molto proprio sottolineata, molto marcata proprio per i fan. C'è tantissimo appunto fanservice. Insomma, non è drammatica, cioè non è il solito dramma che invece siamo abituati a vedere in Sherlock. Quando parlo di dramma, ovviamente non intendo il dramma strappalacrime, attenzione. Alla fine ho detto ok, ci può stare. Perché ci può stare? Ci può stare perché alla fine sono passati 2 anni. Sono passati 2 anni, comunque ci sta una puntata che in qualche modo sia anche un ponte, diciamo, tra le vecchie stagioni e i fan, no? Un po' come dire siamo tornati, no? Cioè è tornato Sherlock, siamo tornati anche noi, adesso ci divertiamo, in poche parole. Insomma, una strizzata d'occhio ai fan. E ho detto vabbè, dai, ci può stare anche perché, ripeto, anche se è molto, forse eccessivamente divertente, però appunto è un tipo di scrittura comunque buona, di conseguenza non è tanto fastidioso.
Una cosa che ha dato molto fastidio alle persone e che secondo me tocca veramente livelli esasperanti nella seconda puntata è proprio Sherlock. Allora, come ho detto prima, le deduzioni di Sherlock in questo episodio non ci sono. L'unica scena, infatti, che secondo me è all'altezza delle altre stagioni passate è quella tra Mycroft e Sherlock. Quella è l'unica scena in cui ho rivisto tutti i dialoghi ficcanti, al fulmicotone, no? Che siamo abituati a vedere in Sherlock. Quella è l'unica scena. Infatti, se ci fate caso, anche l'inglese che loro parlano è molto lento. Nella seconda puntata io, che comunque va bene, ho un livello intermedio di inglese, ho capito tutto quello che dicevano io in diretta, perché l'ho guardata in diretta senza sottotitoli. E quindi sì, secondo me già da qua si capisce che secondo me il livello è molto calato, perché se io riesco a capire quello che dicono, cioè c'è qualcosa che non va, mentre io mi ricordo benissimo che molte puntate di Sherlock io proprio dovevo mettere pausa con tutti i sottotitoli per capire e leggere che cosa dicevano. E quindi il problema già che si vede già appunto nella prima puntata è che la serie proprio si vede che sta perdendo un po' quella che era la sua, il suo smalto. Ecco, sta perdendo smalto, nel senso che continua ad essere una buona serie, non è che fa schifo, anzi per niente, cioè comunque è molto godibile il primo episodio e tutto, però manca proprio quella che è l'intelligenza della serie. Il caso è una cretinata, i dialoghi sono lenti, appunto a parte la scena con Mycroft, tutto il resto è veramente poco ficcante, poco sagace. Anche Sherlock, ripeto, non fa tutte queste grandi deduzioni, non è il solito Sherlock. E molte persone hanno detto, è normale. Perché sta cambiando? Comunque Sherlock ha passato 2 anni, bla bla bla, è morto, è tornato, ci sta un po' di character development, che significa appunto la crescita del personaggio a livello psicologico. Ok, ma la crescita umana di Sherlock non deve andare a scapito di quello che è la colonna portante di Sherlock, cioè il fatto che Sherlock sia un investigatore. Cioè, non può, capite che queste due cose devono essere equilibrate. Se non sono equilibrate, succede quello che sta succedendo nella terza stagione, cioè tantissimi siparietti, tantissime cose strane e soprattutto fuori completamente dal personaggio. Ma comunque nel primo episodio secondo me non è così forte come nel secondo, perché anche nel primo episodio si cerca di dare un po' di umanità a Sherlock, no? Per esempio le scene con Molly a me sono piaciute perché si vede che Sherlock è un po' goffo, no? Lì secondo me ci sta la sua umanità che viene fuori, però sempre rimanendo un po' aloof, no? Un po' scostante, un po' distaccato. Invece, nel secondo episodio, secondo me Sherlock è irriconoscibile, cioè, secondo me, non scherziamo, è esattamente irriconoscibile. Io trovo veramente fuori dal personaggio, cioè fuori dal carattere del personaggio, tutto quel discorso melenso che fa al patrimonio di John, cioè io lo trovo veramente poco appropriato il fatto che si usino almeno 4 superlativi, non mi ricordo cosa dice, tipo kindness, cioè vabbè, gli dice praticamente che è la persona più dolce, più coraggiosa, più sincera, più buona, ma che cioè, questa roba suonerebbe melenza già in un altro telefilm, figuriamoci in Sherlock. Cioè, io l'ho trovato proprio pesante il secondo episodio, anche perché è tutto il discorso, cioè Sherlock fa 8 milioni di discorsi in sostanza, perché ne fa uno enorme, spezzettato, perché ovviamente per motivi di montaggio è stato spezzettato, e poi alla fine, nella scena proprio di sera, ne fa un altro, e dove ripete sempre le stesse cose, cioè che John è il migliore del mondo, bla bla bla. Cioè, io l'ho trovato proprio completamente fuori dal personaggio, per non parlare del fatto che io ho trovato veramente sbagliata la scelta di dedicare un intero episodio al matrimonio di John. Ma perché? Ma perché? L'amicizia di John e Sherlock noi già la sappiamo ed è sempre stata trattata in maniera sottile. Molte persone hanno detto, ma il secondo si sa che è il più debole. È sbagliato perché, ok, effettivamente sì, rispetto all'inizio e alla fine delle stagioni, effettivamente quello di mezzo è sempre quello un po' più traballante, ma sempre parlando dell'amicizia tra John e Sherlock, se voi guardate il mazzino dei Baskerville, che è il secondo della seconda stagione, lì c'è per esempio un chiaro esempio di come Moffat e Company hanno sempre trattato l'amicizia tra John e Sherlock, cioè in maniera sottile.
Se vi ricordate, infatti, sempre nell'episodio del Mastino dei Baskerville, ci sono loro che litigano praticamente davanti al camino e poi Sherlock trova il modo di farsi perdonare perché praticamente John dice a Sherlock che lui non ha amici perché appunto è Sherlock Holmes. E però Sherlock trova il modo di farsi perdonare in maniera sottile, non di certo come è stato fatto in questa stagione. Cioè, in questa stagione, sinceramente, io non sto capendo qual è il motivo di fare 8 milioni di scene. Sinceramente, sono troppo buoniste. Cioè, ho trovato l'episodio del matrimonio veramente buono. Non c'è una battuta ficcante, non c'è una battuta cattiva, non c'è una frecciata, non c'è niente, si vogliono tutti bene. E anche il discorso sull'umanità di Sherlock è sbagliato secondo me, perché Sherlock in questo episodio fa addirittura delle cose ridicole, come quando si mette a fare la piroetta. E ci sta, perché alla fine, appunto, l'umanità di Sherlock quando esce fuori deve uscire fuori in maniera un po' goffa, ok? Perfetto. Ma allora le altre persone devono reputarlo goffo, invece lo reputano adorabile. Cioè, tutti adorano Sherlock. Siamo arrivati a questo paradosso. Cioè, la tipa, comunque, a un certo punto lui si mette a fare la piroetta e la tipa, anziché rimanere un pochettino scostante, come succede sempre con Sherlock, perché questa è proprio la caratteristica di Sherlock, che la gente rimane un pochino stranita da lui, si mette a ridere. Tutto il discorso che lui organizza il matrimonio l'ho trovato veramente assurdo. Cioè, adesso lui si mette a parlare con il tipo, a minacciandolo, che lo tiene d'occhio, il tipo che ha un interesse, diciamo, amoroso per Mary, e lui lo minaccia dicendo: sono un sociopatico, ad alta funzionalità, con il tuo numero, e fa quel sorrisetto. Quel sorrisetto io l'ho trovato veramente irritante. E poi che cosa sei, Enzo Miccio, che stai organizzando il matrimonio con i tovagliolini? Cioè, tutta sta parte che lui fa così io l'ho trovata brutta, ma poi cosa mi rappresenta? Cioè, ho capito che vuoi far vedere appunto che sei terrorizzato dall'idea che John si sposi e magari tu possa rimanere solo, ma non è, cioè, a parte che l'ho trovato veramente banale proprio come scelta, proprio non poco divertente, non fa ridere il fatto del bambino, il fatto di questo tizio minacciato, cioè non fa ridere, non è brillante come tutte le altre cose. Poi perché? Perché, cioè, ci sono questi siparietti in continuazione ci sono questi siparietti. Ho trovato eccessivo quello che fa Sherlock in questa puntata, a cominciare dal discorso infinito, come ho detto prima, addirittura poi dove si ripetono le stesse identiche cose ogni 5 minuti, cioè che Sherlock risolve i crimini mentre John salva le vite. Questa cosa a me sinceramente non è piaciuta, il fatto che si ripetessero le stesse cose e soprattutto che durasse tantissimo. Potevano dedicargli 15 minuti, 15 minuti di episodio al matrimonio e poi basta, poi si passa ad altro. Cioè, lo sappiamo, noi già la conosciamo l'amicizia tra Sherlock e John, non c'era bisogno di fare tutta questa roba. Non c'era veramente nessun bisogno. La trama, poi, io non ho capito dov'è la trama orizzontale di questi episodi, perché finora il cattivo non si è fatto minimamente vedere, tranne tipo un millisecondo alla fine del primo episodio. Non so assolutamente dove stanno andando a parare, la trovo veramente eccessiva. E poi è banale il fatto che, appunto, come ho detto prima, è tutto molto buonista. Perciò ci prepariamo al disastro della terza stagione, cioè scusatemi, al disastro del terzo episodio, ma è prevedibile! Cioè, è prevedibile il fatto che adesso sono tutti felici e contenti e poi muore qualcuno. Cioè, non lo so, io. Cioè, quello che non era Sherlock era proprio prevedibile, c'erano sempre colpi di scena. C'era sempre molta tensione, qui non c'è nessuna tensione. Poi io ho trovato delle cose veramente ruffiane. Il fatto che John chiami Sherlock Mate. Perché? Ma in quale universo John Watson chiamerebbe Mate Sherlock? Ma dove? Ma io l'ho trovato proprio fastidioso. Per non parlare poi del bambino. No, vabbè, la parte del bambino a me ha fatto girare veramente. Ok, queste parti. Questi dettagli, potevo passarci sopra, ma il problema è che è tutta la puntata, che è tutta una serie di tutte queste cose, perché se fosse stata una cosa e basta, ok, ci sarei passata sopra. Il problema è che ci sono troppe ruffianate. In sostanza, a me non è piaciuta tutta la parte del matrimonio, perché, cioè, l'ho trovata veramente parte noiosa e poi sbagliata proprio. Cioè, l'ho trovata poco divertente. Cioè, Sherlock sembra veramente una persona normale, non sembra una persona, cioè, sembra un personaggio delle comedy. Che sapete quel personaggio un po' strambo che fa delle cose un po' cretine? Esatto, Sherlock in questo episodio. Come quando si mette a fare i tovaglioli e dici che l'ha fatto su YouTube, l'ha imparato su YouTube, cioè tutta sta parte, io. Boh, ma cosa serve? E poi molte persone hanno detto: poi l'episodio si chiude in maniera triste perché Sherlock se ne va da solo. Sarebbe stato triste se Sherlock prima non fosse
non aveste tentato di approcciarsi alla damigella per la centesima volta. Ah, tra l'altro poi che brutta scelta il fatto di far fare da companion una tipa assolutamente anonima e priva di ogni spirito e priva di qualsiasi personalità, tant'è vero che poi questa tizia in quale vabbè, parliamone, in quell'universo Benedict Cumberbatch si approccia a te per ballare e tu stai ballando con lo sfigato con gli occhialetti e la camicia a quadri. In quale universo succede una cosa del genere? E solo allora Sherlock se ne va, capite? Perché prima quasi chiede alla tipa di ballare e poi se ne va. E vabbè, altra deduzione grandissima di Sherlock, Mary è incinta e anche lì chiusura alla famiglia Robinson. Poi vabbè, ci sono anche altre cose che non mi sono piaciute assolutamente, il fatto che abbiano secondo me rovinato il palazzo mentale di Sherlock. Sapete che sempre nel secondo episodio della seconda stagione si introduce la casa del palazzo mentale, no? Che non so se vi ricordate graficamente com'è il palazzo mentale, comunque sembra una specie di mitragliatrice, nel senso che Sherlock si concentra e isola tutte le informazioni fino ad arrivare appunto alla verità, perché i ragionamenti di Sherlock sono questi: si escludono tutte le cose impossibili e quel che rimane deve essere per forza la verità. In questo episodio il palazzo mentale, più che un palazzo mentale, sembra un trip da funghetti praticamente. Un trip da funghetti allucinogeni. Praticamente sono riusciti a mettere dei cameo di Irene Adler, secondo me completamente fuori luogo, e poi cioè il palazzo mentale, più che un palazzo mentale, sembra proprio un'allucinazione. Cioè, ci troviamo in questa specie di non so che cos'è, sinceramente, un tribunale, sì, un tribunale. Comunque lui si mette a interrogare queste quattro cretine. Ah, bruttissimo, tra l'altro, il caso, come si ricollega al matrimonio. Che coincidenza di merda, eh! Vabbè, comunque lasciamo proprio, ecco, scarso, è scarso. Cioè, mentre quando tu vedi tutti gli altri episodi di Sherlock, tu pensi brillante, come si ricollegano tutti i pezzi, mentre tu guardi questi episodi e pensi scarso, è proprio pigro. Tutto il discorso del fotografo, non ce ne frega niente, c'è cioè, una cosa veramente blanda, ridicola, pallosa poi, Madonna, ma quanto è noioso. Quando lui sta per risolvere il caso, a un certo punto ho trovato veramente pessimo il fatto che lui si metta a camminare avanti e indietro facendo uno spettacolino alla Vanna Marchi in cui cerca di capire chi deve essere assassinato, cioè tutta quella quando si prende a schiaffi da solo, cioè no, cioè io ho trovato tutta questa parte veramente noiosa, ecco, cioè la parola giusta è noiosa, poi troppo fuori dalle righe, è proprio fuori dalle righe. E poi la cosa che non mi è piaciuta in assoluto, John e Sherlock che si ubriacano. Allora, e lì ho capito tutto, perché lì praticamente non sono John e Sherlock che si ubriacano, lì sono Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Loro sono quelli che si ubriacano, ma non John e Sherlock, capite? Cioè, è come se stessimo vedendo un web episode, una clip, capito, rilasciata di momenti speciali, diciamo così, di bloopers o comunque di, sapete, quelle scene extra. È come se stessimo assistendo a quello e non allo show. Cioè, non ha una trama lo show, non ha una trama orizzontale, è solamente fanservice. E comunque ci sono tantissime fan che comunque sono fissate con la John Locke, che sarebbe John Watson e Sherlock, siccome sono fissate, allora loro hanno messo... Hanno fatto un intero episodio su questo, un episodio noioso, che non ha una struttura forte, che è tutta una serie di siparietti, di gag che dovrebbero fare ridere, ma non fanno ridere perché, cioè, comunque tu devi distinguere l'attore dal personaggio. Se io stessi assistendo a un web episode mi sarebbe piaciuto, perché comunque fa ridere una cretinata una dietro l'altra e va bene. Ma siccome io sto assistendo a un episodio del canone, capito? Un episodio canonico della serie, allora io sinceramente rimango delusa perché non serve a un cavolo, non c'è tensione, non ci sono deduzioni, a parte la deduzione di Mary incinta, non è brillante, non è intelligente, le battute sono fiacche, è proprio... Pigro, è pigro. E poi vabbè, tutta una serie di cose, Mycroft con i leggings che si tocca la panza, ma perché? Ma perché dovete ridicolizzare tutto? C'è un dramma, non potete fare così. È molto ruffiano e a me non piace, cioè sinceramente sembra una fan... Quando molte persone hanno detto che è una fanfiction, io lo ritengo vero perché è una
fanfiction, ci sono, pensate, ci sono tutti gli elementi della fanfiction, i riferimenti all'omosessualità, il matrimonio, quella che rimane incinta, cioè è proprio tutto canonico, capite? Tutti felici e contenti, grandi balli di gruppo, cioè è la stessa identica cosa. Poi vabbè, lasciamo perdere tutto l'elenco dei casi, l'elefante nella stanza, il pacchetto di fiammiferi che gli illumina la faccia, va bene, ok, possono essere dei riferimenti, ma poi tutto sommato, tutta questa serie di elementi sono messi, cioè sembra tutta una caciara, sono messi a casaccio, non c'è una struttura forte dietro, sono proprio gag, un susseguirsi di gag. Io ho trovato veramente fuori dal personaggio Sherlock. A me non interessa niente dell'umanità, ma con l'umanità, qua stiamo parlando proprio di un altro personaggio. Poi vabbè, molte persone dicono: se c'è il character development, vi lamentate della parte crime, se non c'è il crime, vi lamentate del character development. Non si tratta di questo, si tratta che le due cose non sono bilanciate perché il caso della settimana fa ridere i polli. Perché non è che una cintura che tu ti metti sopra la giacca, tra l'altro spessa così, ti blocca la circolazione e ti impedisce di sanguinare se ti pugnalano. E poi soprattutto ti pugnalano e non te ne accorgi? Bah, vabbè, comunque io l'ho trovata veramente pigra, proprio pigra come a livello di scrittura. Poi io non capisco perché vogliono trasformare. È come se stessero trasformando in una comedy. E non capisco perché, cioè non capisco qual è il punto, o meglio, lo so perché, per i fan. Però io se voglio andare su Tumblr, vado su Tumblr, cioè se voglio vedere Benedict con le orecchiette da gatto e i baffi da gatto, vado su Tumblr, non mi guardo la puntata sulla BBC One, ok? Cioè io so distinguere il personaggio dall'attore e dalla fanart, e invece qua non vedo proprio differenze, perché Sherlock che si ubriaca è ridicolo, Sherlock che cammina per terra a quattro zampe e che vomita sul tappeto è una cagata, cioè fa schifo. Non fa, ma poi chi deve far ridere una cosa del genere? Uno che vomita per terra fa ridere. Cioè, può far ridere i fan perché ovviamente tu sei affezionato a Benedict Cumberbatch e quindi ridi. Ma non è che fa ridere, cioè all'interno dello show non fa ridere uno che vomita sul tappeto perché è ubriaco. Ma perché dovrebbe fare ridere una cosa del genere? Vabbè. Mi dispiace, sicuramente il terzo episodio sarà migliore, anche perché veramente è difficile fare peggio del secondo, che è veramente noiosissimo, proprio boring, per citare Sherlock. Però ecco, il problema è che comunque la terza stagione è stata deludente, cioè io non ho aspettato 2 anni per questa cosa, capito? Non ho aspettato 2 anni per questo, per una sitcom, che sembra una fanfiction e che... Vabbè, poi sì, va bene, è recitata benissimo, eccetera, però non vuol dire niente, perché comunque se lo standard è alto, deve rimanere alto, non è che lo abbassi e allora dici una cosa diversa, non è una cosa diversa, è una cosa peggiore. È una cosa diversa e peggiore. Ma poi un conto è cioè io sinceramente forse mi aspettavo anche di rimanere delusa, però pensavo di essere delusa in un altro modo, cioè mi aspettavo di venire delusa da un magari un caso non proprio all'altezza, da battute meno ficcanti, però non è che mi aspettavo un'altra roba, perché questa qua è proprio un'altra roba, cioè capite? Un conto sono quegli episodi magari un po' meno riusciti degli altri, quindi dove c'è un caso più banale, dove c'è magari un andamento delle indagini un po' più fiacco, ok, quello è un altro discorso. Un altro invece è questa roba, cioè questa è un'altra roba e non è Sherlock, perché Sherlock fa il cazzo di investigatore, non è l'amico di John Watson, capito? Sherlock è l'investigatore. Se gli levi quella parte di sé, non rimane niente, rimane un coglione che fa le piroette. Ok, ragazzi, questo è stato più che altro uno sfogo. Ditemi voi che cosa ne pensate di questa terza stagione. A me non sta piacendo, dove stanno andando a parare, non capisco. E poi non vedo trama orizzontale, mi dispiace, anche se il terzo episodio sarà un capolavoro, però questo non mi impedisce di parlare del fatto che 2/3 della stagione mi abbiano veramente deluso. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi e basta, ci vediamo al prossimo video.